metto attenti presentar onori ai caduti. Pesaro è forgiata nella linea è stata forgiata dalla linea gotica e quindi noi qua più che in altri paesi, in altre parti del paese sappiamo quante vite sono state sacrificate per la libertà e la democrazia. E la nostra storia, la bellissima storia della nostra città ci deve in qualche modo far capire che anche oggi, se non ci sono popolazioni che hanno la consapevolezza di resistere, non si riesce ad ottenere la libertà. L'abbiamo visto in Afghanistan. Nonostante le forze alleate, se non c'è una consapevolezza forte nella popolazione a resistere, poi democrazia e diritti non si affermano. Così come abbiamo visto che il tema dell'accoglienza è altro modo un tema di grande attualità, così come nel nostro territorio i cittadini delle aree interne hanno accolto le persone sfollate dalla costa, da Pesaro in particolar modo, noi oggi abbiamo un dovere nei confronti di quelle popolazioni che scappano da soprusi, da guerra e da prevaricazioni. E dall'altra queste migliaia di persone hanno perso la vita per la libertà e la democrazia. Sentire oggi invocare la dittatura sanitaria significa non conoscere la storia, ed un vero e proprio insulto nei confronti di coloro che si sono battuti davvero per far cadere la dittatura nel nostro paese. Non solo perché le regole che ci siamo dati in questo anno e mezzo di pandemia sono regole decise dalla democrazia, dalle istituzioni democratiche, ma perché paragonare ciò che è successo durante il nazismo e il fascismo all'esigenza oggi di liberare gli italiani e il mondo da questo terribile virus è davvero agghiacciante ed è appunto un insulto nei confronti di coloro che davvero si sono battuti per la libertà.